Ciao, sono qua per presentarvi 8 minuti per un impero. Un gioco piccolino, un gioco veramente, veramente veloce. 8 minuti è davvero la sua durata, nel senso che dopo la prima partita, entrando nelle dinamiche, dura veramente poco, permette di fare più partite una dopo l'altra ed è al tempo stesso uno strategico molto, molto intelligente. La sua plancia è questa qua, è piccolina. Ciascun giocatore riceve all'inizio del gioco una dotazione di monete. Le riceve solo all'inizio, durante la partita non ne avrà più, quindi deve farne buon uso durante la partita, perché saranno quelle che avrà alla fine che gli faranno appunto guadagnare la vittoria. Il gioco appunto si compone anche di carte. Queste carte vengono piazzate a faccia in su vicino al tabellone, in numero di 6, e le altre rimangono coperte. Ogni mossa un giocatore decide di prendere una delle carte sopra, che però hanno tutte un costo diverso. La più vicina al mazzo ha un costo di 0, tutte le altre costano di più fino a 3. Quindi si può investire il proprio denaro nelle carte che ci interessano di più o aspettare che man mano si abbassino di prezzo, perché ogni carta che viene comprata da qualcheduna, le altre scalano e si aggiunge. Quindi quella che costava 3 adesso costerà 2, eccetera, a scalare. Le carte mi permettono da una parte di fare un'azione che è descritta sotto, quindi mettere delle armate, aggiungere delle città, spostare delle armate qui e là per i continenti, e dall'altra parte contengono dei materiali. I materiali accumulati alla fine mi faranno fare degli ulteriori punti. Quindi come si fanno i punti? In due modi: da una parte piazzandosi e cercando di conquistare regioni e continenti di questo piccolo mondo, dall'altra parte accumulando le merci necessarie, quelle di più valore, per alla fine riguadagnare dei punti. Divertente, si riesce a interagire bene con il proprio avversario, gioca tutto in pochissimi minuti. Avete presente Risico? Un altro paio di maniche fondamentalmente. È una bella sfida, molto divertente. A me è piaciuto, io vi consiglio di giocare. Il gioco appunto dura una decina di minuti, da 2 a 5 giocatori, e alla fine chi avrà fatto più soldi vincerà il gioco. Ciao e grazie a tutti!